Nei succosi polli che cadono nella trappola. È malato quello, gli manca una gamba come i piccioni in Piazza Duomo. Saremo una famiglia felice. Soltanto il capo. Così adesso mi sente forte come quando mangio gli spinaci. E andiamo a prenderci quell'altro pezzo di dungeon. Bella animali animali, benvenuti in questo nuovo video. Mi raccomando, questo è il secondo episodio della serie, quindi fatemi sapere con un bel pollicione in su se volete realmente che continui. Guardatevi il video e buona visione. E benvenuti ragazzi, sono Anima e bentornati in questo nuovo episodio di Skylandia. Siamo nel secondo episodio e ovviamente ho visto che è andato decisamente, decisamente bene. Ci sono le pulci che mi camminano addosso, arriva l'aura di Goku. Non ti voglio bene, via dal mio raccolto. Comunque mi raccomando, continuate a consigliarmi perché oggi ho preso due commenti che vi farò vedere. Superiamo sempre i 30.000 mi piace anche questo episodio per continuare. E per chi si è perso il primo episodio, abbiamo trovato il primo dungeon nella prima isola. Prima di andare a visitare le altre, continueremo a guardare quello, avevamo trovato un sacco di roba, infatti come potete vedere ci abbiamo i diamanti, ci abbiamo l'oro, ci abbiamo gli smeraldi, qualsiasi cosa vogliamo. Nello scorso episodio mi sono pure lamentato del fatto che non trovassi l'acqua, fortunatamente stanno crescendo lo stesso, diciamo, ma veramente lentamente le coltivazioni, e non trovando l'acqua comunque ci sono stati questi due commenti che appunto il primo me lo fa Charlie Moon, ciao, per prendere l'acqua dovresti andare nell'isola della neve e vedere se trovi del ghiaccio, così farlo sciogliere mettendoci una torcia vicino, così avrei appunto l'acqua. E il secondo commento me lo fa Slain, che mi dice: quando ammazzi gli scheletri non buttare le ossa, perché così col bon mia li posso far crescere. È vero, non ci avevo pensato, ma io pensavo proprio non crescesse senza acqua il grano. Costruire le staccionate per i vari maiali, polli, eccetera eccetera, qualsiasi cosa troviamo. Cosa ti lamenti, stupido ragno, che non sei altro? Ma è droga sta qua? La prima cosa che mi viene da fare, visto che nel dungeon avevamo trovato i diamanti, visto che non si possono prendere, ci facciamo come prima cosa il piccone di ferro. Il piccone di ferro è la cosa più importante, visto che con i diamanti poi ci potremo provare a fare la spada, visto che già ne abbiamo uno. Le ossa facciamo il bon meal, visto che per ora non possiamo, non andiamo ancora nelle altre isole. Prendiamo tutto ciò che c'è da prendere. Qua si ingrandisce la farm. Perfetto, così in realtà possiamo anche già farci qualcosa legato alle staccionate. Ma come al solito mi manca il legno. Ah, sto legno. Comunque nel frattempo che io prendo il legno, vi volevo anche raccontare un po' di cosa sta succedendo in questo periodo. Ve l'avrò detto milioni di volte, mi sto trasferendo, ma realmente, visto che in questi giorni sarò al Torino Comics, questa sarà praticamente l'ultima fiera, perché poi fino a gennaio, diciamo, che non ci sono altre date, altre cose, c'è Natale, tutte le feste, spero che voi abbiate già motivo di passarle bene, ci siano, insomma, vacanze per voi finalmente dopo la scuola. Io le passerò probabilmente traslocando, però sarà una cosa impegnativa, ma sono veramente felice di ciò. Faccio il grande passo, è una cosa insomma che non è proprio facilissima, ci sono tanti soldi da spendere, tante questioni da vedere, sai, non c'è più tua madre che ti cucina, ti pulisce, quindi sapete già come andrà a finire. Discarica anima! No vabbè, cercheremo di tenere tutto il più pulito possibile. Allora, direi che ho preso un bel po' di legno. Pollo cotto, pollo cotto. Direi che in questo momento abbiamo un bel po' di staccionate da mettere, che non è male. E con il grano ci andiamo a fottere la mucca. Raccogliere, intendevo. Oh, un pollo. Ah, i polli si attirano con i semi. E già un pollo qua potremmo averlo. Succoso pollo, vieni qua. Però prima di fare delle scemenze facciamo il lavoro. Prima il dovere, poi il piacere, caro anima. Lo sai come funzionano le cose. Quindi raccattiamo un semino. Non ci sono semini? Non voglio un semino, non me lo danno mai. Pollo! Dai che ci facciamo due polli insieme. Bella lì. Allora, ce n'è per tutti, non preoccupatevi, eh. Venite. Nei succosi polli che cadono nella trappola. È malato quello, gli manca una gamba come i piccioni in Piazza Duomo. Bravi così. Non è vero, non c'è più niente per voi. Morite. Anzi, in realtà potrei già farli accoppiare. E gli altri 5 che mi sono trovato me li pianto pure. Ok. E ora facciamo anche quello per le mucche. Però si sta facendo buio, quindi ci dobbiamo muovere e muovere abbastanza. E no, pecora, non mi interessi tu in questo momento. Cosa si nasconde qua? Una margherita. Io pensavo che era un animale. Carote. Non c'ho la carota, vero? Oh no, sì che avevo una carota. Dove erano le mucche? Camu, mucca! Tiriamo tutto insieme, tiriamo, va benissimo così. Tiriamo tutti all'ovile. Dai, muovetevi, muovetevi, che cosa sta facendo buio. Non vi do un cazzo, neanche a voi. Non ti lamentare, già tanto che ti ho messo qua in salvo. Ma ora è il momento di andare a salvare l'altra mucca. Non ne vedo per niente proprio. Mettere le torce qua non è che farebbe proprio schifo, eh. Solo polli in sta cazzo di cosa qua. E si cagano pure addosso. Ogni pollo c'ha un suo uovo. No, la maga non me ne frega niente. Vabbè, già che ci siamo, tiriamo dentro questa. Vieni pecorella, non c'è inganno, non c'è inghippo. Non verrai mai messa in gabbia. La tua vita sarà felicissima alle Hawaii. Cosa non ti convince? Vuoi anche un cocktail?
Lo vuoi un cocktail? Poi è un po' dura d'orecchia sta qua. Saremo una famiglia felice. Soltanto il capo. Una mucca è spawnata qua a caso! No! Tutte dentro il recinto. Brave. Cavolo, sono più stupidi di quanto pensassi. No, ma vi meritate la pappa. Direi che siamo veramente a grandissimo punto in questo momento. Benissimo, dormiamo e andiamo in miniera. Oh, ce l'avevo la carota per prendere i maiali. Buono, allora la prossima volta prendiamo pure i maiali. Ho anche il tresemi, non me ero accorto. Massimo faccio così. Manco per il cacchio. Però, giustamente, non abbiamo cibo. Ah, quanto è dura la vita del sopravvissuto. Dov'è il mio polletto magico e succoso? Bello e profumoso. Eccolo qua. Guarda qua. Non provare a scapparmi, Ok. Ribalta la mucca? Tranquillo, tanto ribalto di tutto nella vita. Insomma, nei commenti, oltre che consigli, cioè chi non ha voglia di consigliarmi, mi dite un po' cosa combinate anche voi nella vita, cosa state facendo, se state passando anche voi un periodo un po' incasinato, perché noi ci confrontiamo anche un po'. Ah, poi tra l'altro lasciamo sempre la casa così, senza un tetto. E siamo pronti, si torna in miniera. Ma non si può cadere qua praticamente a strapiume, è impossibile. Piccolo carbone, non l'avevo visto. Turutorun, turutorun, ok, prendiamoci anche il lapislazzo, che va sempre comunque comodo, che ci dà un po' di esperienza. Nel caso poi andremo a incantare qualcosa, chissà, magari può servire. Come si distrugge e si prende un ma... Ah, così proprio, senza problemi proprio. Non si sa mai, io mi fotto tutto, chi se ne frega. Ok, siamo arrivati qua, dai nostri diamanti. E spero che continui di qua, perché sento un sacco di rumori di pipistrelli, di cose strane provenienti da qua vicino. Io vorrei che tutto quest'oro me lo dessero, perché devo farmi poi più avanti delle golden apple per sconfiggere qualcuno di veramente forte, chissà. Ok, se non sbaglio dovrebbe arrivare da di qua, anche perché qua sto continuando a trovare un sacco di minerali. Quindi su me la via è buona. Ehi, Pluto! Buono così, madonna quanto ferro. Perché qua c'è altra nether qualcosa? La madonna! Oh, è un giacimento! Madonna che culo! È un serpentone di ferro! Sì, vabbè, detto così non è proprio il massimo, però... C'è nessuno? Ops! Ho visto tipo una grotta immensa! C'è nessuno? Ho chiaramente paura di salire, ve lo dico. Uno zombie! Ah! Oh mio Dio! Oh mio Dio, mi sono venuti i brividi! Porca... Quanta cazzo di gente ci sta? Oh mio Dio! No! È una trappola! Cristo santo, non c'ho più vita, non c'ho più niente. Magna il polletto che mi rende grande e forte. Dovrei in teoria provare a mettere delle torce. No! Oh Cristo! No! Ho finito la spada! Mortacci sua! Picconata in testa! Minchia, frate, picconate! Boom! No, ma quanto oro sto prendendo? Ok, dormiamo velocemente, ci facciamo la spada di diamante e riscendiamo velocemente in miniera. Ah, meno male che mi sono andato a prendere l'altra scatola, così. Tac, e si allunga. Qua c'è da cuocere un sacco di un sacco di ferro. Finalmente potremo provarci a fare la prima armatura. Poi andiamo a mettere cose che in realtà non servono più molto. Ci craftiamo la nostra spada in diamante, che non possiamo perché non abbiamo questi. Ok, benissimo. Mi sa che il resto li lasciamo qua dentro. Anzi, in realtà ho anche... Li ho anche per un piccone diamante. Così adesso mi sente forte come quando mangio gli spinaci. E andiamo a prenderci quell'altro pezzo di dungeon. Ton ton toron ton toron ton toron. L'ho fatto un po' dubstep questo Pirati dei Caraibi, però vabbè. Toron ton toron ton toron. Ma non c'ho più paura di... Va bene, finché mi attaccate in due, ma cosa volete? Ma cosa... Ragazzi, madonna, se ci fosse stata qua la vanilla, ma che figata. Qua era il regno di Pippi, vi ricordate il pipistrello curioso? Aiuto, troppa gente. Tutta la gente che si spacca a merda per venire qua. La cosa principale è mettere le torce. Una volta messe le torce, quanti minerali ci sono? Con questa grotta è più difficile veramente di vincere una terza guerra mondiale, probabilmente. Vai, guarda come li attiro. E spam. Morto. Sepolto. Ma cosa vuoi te? Che sembri il ragno del Signore degli Anelli, va? Che ti spacco con due colpi, va? No, in realtà quello era un ragno cazzutissimo che farebbe paura anche a Chuck Norris. Però vabbè, ma se qua cioè se cade una bomba nucleare su Minecraft qua, cioè ti difendi a vita proprio. Vabbè. Ma dove cazzo spawnano tutti sti mostri? Ok che è buio pesto, però c'è buio anche su Ugo. Ok, potete iscrivervi dal mio canale. In realtà era tutta una tattica per ammazzare gli arcieri da lontano, vedete? Guardate che tattica MLG sto usando. Non è servito a un cazzo, ho capito. Oh io! Ho fatto la via di uscita per i pipistrelli, incredibile. Ho un cuore. A merda. Più faticoso di quanto pensassi. Questa sta diventando una chiesa, sembra più un cimitero. Ogni torcia che ho piazzato è un mob che ho ucciso. Li mortacci su, ma... Te, vabbè. Cosa?
è gigantesco. Kahneman animale, io direi che per questo episodio è tutto. Abbiamo visto una cosa che qua avremo minerali per 16 anni probabilmente. Non male che ho fatto un sacco di torce così perché erano stra importanti. Ok, adesso risaliamo su a posare tutto. E io mi raccomando ragazzi, nei commenti lasciatemi tutti i vostri consigli se vedete che ho avuto dimenticato qualcosa come al solito. 30.000 mi piace per il prossimo episodio. Madonna, ho preso pure una patata. Sono riuscito a prendere una patata e una carota, non ci credo. Buonissimo così per un'altra coltivazione. Noi ci si becca domani con un nuovo video. Stay angry, stay Skylandia.